Alla fine il DDL Gelmini è passato a Montecitorio, 307 sì e 259 no. Questo è il resoconto di una giornata che ha visto scontri e proteste, dando vita purtroppo anche a episodi di violenza. Il giorno della votazione alla Camera dei Deputati del DDL Gelmini, in migliaia tra ricercatori e studenti provenienti da tutte le università romane si sono riversati in città. Le forze armate hanno bloccato buona parte del centro di Roma, a cominciare da Via del Corso. Ci bloccano il futuro, quello che sarà il nostro futuro, tagliandoci tutti quelli che sono i fondi, anche per... Sì, anche per la stessa ricerca. Trovo impressionante questo blocco che hanno fatto davanti intorno al Parlamento e mi pare molto molto grave, molto antidemocratico. L'unico modo che abbiamo è quello di metterci in piazza e andare a manifestare direttamente sotto il Parlamento, comunque facendo vedere alle persone che esiste l'università, che esistono gli studenti. Come mai ci ritroviamo blindati davanti e non possiamo manifestare per il nostro futuro? Dopo brevi tafferugli di un gruppo di manifestanti all'imbocco di Montecitorio, caratterizzato da lanci di frutta e uova, le proteste si sono placate per qualche ora. In seguito il corteo si è spostato a metà circa di Via del Corso. Alcuni manifestanti hanno tentato di ribaltare un blindato al posto di blocco. La polizia ha reagito con il lancio di lacrimogeni. Noi desideriamo che il governo abbia una maggioranza vera, compatta e che possa attuare quei punti che il presidente Berlusconi ha detto. Se invece una maggioranza che deve vivacchiare, beh, io credo che allora a quel punto lì è molto meglio andare a votare. Cosa ha da dire ai tanti studenti e ricercatori che sono in giro? Beh, credo che protestino fino a se stesso e non hanno letto la legge. È una legge che cambia. Io sono di quelli che dico che una legge che dura da 40 anni, anche se eventualmente è fatta male, è una buona legge. Questa è una legge fatta bene. Toglie via le baronie, toglie via le spese inutili, toglie via decine di università dove c'è un solo iscritto. Beh, credo che era il momento opportuno di cambiare. Quindi credo che questi ragazzi forse sarebbe molto meglio meno protestare e più studiare. La maggioranza è tranquilla. Il ministro Sacconi, in accordo con il premier Berlusconi, esortano gli studenti ad andare a studiare invece di partecipare al corteo. E che i cortei si fanno proprio perché quegli studenti vogliono studiare e vogliono dare un senso allo studio, vogliono avere il diritto a studiare, ma l'università per molti studenti è diventata inaccessibile. Perché in un paese che aborre le tasse, le uniche tasse di cui non si parla e che rappresentano talvolta l'attentato nei confronti di un diritto sono le tasse universitarie. E poi vogliono sapere se il loro studio è funzionale a una prospettiva di vita, a una collocazione produttiva, a guadagnarsi un futuro. E invece questa generazione è stretta tra una scuola e un'università che tende a considerarli degli inquilini scomodi. Mi pare che, visti i risultati finora, cioè non ci sono stati feriti, non ci sono stati incidenti di nessun tipo, io voglio esprimere al prefetto di Roma e a tutti i prefetti delle altre città la mia soddisfazione per come è stato gestito l'ordine pubblico. Chi protesta pacificamente non può essere liquidato col marchio del terrorista o dell'infamia, perché questo vuol dire non avere equilibrio. Ci sono tantissimi ragazzi che prendono 30 lode e che manifestano per le piazze. Chi invece rompe le vetrine deve avere tutta la nostra condanna e non ci può essere tolleranza. Le forze dell'ordine fanno il loro lavoro. La mobilitazione va avanti da giorni. La maggior parte delle facoltà è stata occupata pacificamente dai ricercatori. Lunedì, alla facoltà di architettura di Piazza Borghese, la rete 29 aprile ha manifestato dai tetti dell'edificio, ospitando anche alcune personalità del mondo dello spettacolo. Tu che sei informato, cosa sta accadendo nel governo, maggioranza e opposizione? Io che sto informato, che è una parola grossa. Non lo so, ci stanno, guarda, semplicemente rimanendo su questo tetto si assiste a fenomeni strani. Per esempio, pochi giorni fa è venuta qua una rappresentanza di Futuro e Libertà con Granata e altri, e poche ore dopo Fini ha detto che questa riforma è la cosa migliore che ha fatto questo governo. Quindi già lì non si capisce bene quale sia la posizione. Passando invece al PD, direi idem per certi versi, perché Bersani è stato il primo in questo caso, abbastanza a sorpresa, ha fatto tendenza, nel senso è stato il primo a salire sul soffitto facendosi rincorrere anche dagli altri, anche da gente insomma in teoria più a sinistra di lui o perlomeno supposta tale, e, però poi quindi dando oggettiva e visibile solidarietà e sostegno a chi protestava, pochi giorni in questi giorni D'Alema sta dicendo che
elettoralmente si potrebbe fare un'alleanza con Fini, che è sempre quello che ha detto che questa riforma è la cosa migliore del governo. Quindi insomma non c'è un po' di incoerenza sia da una parte che dall'altra, ecco. Alla fine il mistero è stato svelato, il DDL è passato e i finiani hanno dato il loro sì. Abbiamo tentato di migliorare la riforma e poi, come ha detto il presidente Fini, comunque abbiamo votato a favore, ma questo non l'avevamo detto. Quindi alla fine Futuro e Libertà vi ha appoggiato? Ci ha appoggiato la maggioranza che è stata eletta nel 2008. E siete insomma positivi anche sul voto del 14 a questo punto? È un termometro oppure non c'entra niente? Credo che non c'entri nulla, ma comunque io sono positivo come sempre su tutto. E ora la parola al Senato.